Avevamo già accennato anche nei giorni scorsi che eh, l'occhio è un organo che ben si presta ad essere il target della terapia genica e di fatto numerose sperimentazioni cliniche si sono rivolte alle malattie oculari. I primi successi, tra i primi successi della terapia genica si annoverano diverse forme di... E, um, disturbi della retina perché? Perché è un organo piccolo e quindi dà la possibilità di uh, iniettare i vettori per la terapia genica in compartimenti ristretti, raggiungendo un alto titolo rispetto al numero di cellule e per lo più si. Um, Conoscono e si utilizzano rutinariamente in clinica diversi metodi di somministrazione intraoculare, ad esempio nel vitreo. Io non so, voi avete già studiato oculistica? Sì, la maggior parte di voi sì. Quindi la, tante terapie possono essere iniettate per via intravitreale oppure per via sottoretinica. E, e quindi si conoscono diverse vie di accesso per targhettare anche diversi tipi cellulari dell'occhio, come vedremo tra un po'. Per la sua conformazione anatomica, per il fatto di eh, avere una eh, barriera, dopo vedremo ben visualizzati i vasi sanguigni che raggiungono eh, l'occhio, è, è un sito immuno privilegiato, per cui tutte le evidenze di cui abbiamo parlato di presenza di anticorpi anti-AV. Eh, nel caso del trattamento locale nell'occhio hanno una rilevanza relativa, non ci sono grossi eh, dati o grosse evidenze che la presenza di anticorpi neutralizzanti possa inficiare l'utilità della, della terapia. La maggior parte delle cellule che compongono la struttura oculare sono cellule terminalmente differenziate, quiescenti, che non si riproducono più, molti sono neuroni stessi eh, e quindi sono Cellule che sono altamente suscettibili alla trasduzione da parte di vettori AV, per cui di nuovo per l'occhio sicuramente AV è il vettore di scelta. Queste stesse cellule, per il fatto di essere terminalmente differenziate e non avere sostanzialmente capacità rigenerativa endogena, sono quelle che conducono ai processi degenerativi nell'occhio in molte forme appunto di degenerazione retinica. e poi Abbiamo a disposizione tutta una serie di ehm, tecniche di visualizzazione del fondus, eh, del fundus, dell'occhio e dell'anatomia dell'occhio, microscopia avanzata, per cui riusciamo a eh, fare diagnosi abbastanza precisa di quello che è lo stadio della malattia. Non da meno, come abbiamo ricordato sostanzialmente per ogni patologia che abbiamo affrontato, ci sono diversi modelli animali disponibili su cui è possibile testare l'efficacia di terapie avanzate. AV quindi vettore, eh, vettore di scelta per l'occhio. A seconda della via di somministrazione riusciamo a targetare cellule diverse. Se avete già studiato oculistica siete familiari con eh, immagini come questa in cui riconosciamo chiaramente questi due strati di nuclei che rappresentano i nuclei dei questo è lo strato nucleare esterno rappresenta i nuclei dei fotorecettori che è seguito più in profondità da un secondo strato di nuclei che sono cellule amacrine e tutte le altre cellule di connessione e queste sotto invece sono le cellule ganglionari della retina che sono quelle che il cui assone, eh, cui il cui prolungamento assonale, poi forma il nervo ottico al centro dell'occhio. Quindi, se io somministro un vettore AV per via intravitreale, quindi al centro dell'occhio, le prime cellule che incontra sono le cellule ganglionari della retina e quindi sono il principale bersaglio di trasduzione. Viceversa, se lo inietto per via sottoretinica, riesco a targhettare i fotorecettori, che vediamo colorati in verde qua, perché trasdotti con la proteina verde fluorescente di cui abbiamo parlato l'altra volta, oppure questo stratterello di cellule che sta sopra la, la, la retina e che si chiama epitelio pigmentato retinico, che ha la funzione di fagocitare la porzione superiore dei Fotorecettori con i bastoncelli che contiene i dischi già utilizzati, in cui ehm, il pigmento visivo è stato già convertito dalla luce e quindi non sono più riutilizzabili. Questo lo vediamo meglio tra un attimo. I successi della sperimentazione hanno fatto sì che molti nuovi farmaci siano stati introdotti sul mercato. Questo è un elenco preso da Nature qualche anno fa in cui eh, vengono elencati le, eh, dieci recenti, i dieci recenti progressi che sono arrivati al mercato nella patologia oculare. Inizierei proprio con quello che è il più grande successo della terapia genica nell'occhio che si rivolge a una rara forma di ehm, degenerazione retinica che si chiama amaurosi congenita di leber, LCA. Ed è una delle forme di retinite pigmentosa, cioè eh, una classe di malattie, una, un insieme di malattie genetiche che possono essere di varia eredità, ereditarietà, autosomiche dominanti, recessive o di X-Link o di e, e che sostanzialmente conducono alla progressiva degenerazione dei fotorecettori, coni e bastoncelli. Più di 120 geni sono stati eh, riconosciuti, le cui mutazioni causano diverse forme di eh, retinite pigmentosa, che è la prima causa di cecità non ehm, in età avanzata, quindi in età giovanile nel mondo. E come eh, accennavamo prima, la maggior parte di questi geni codifica per proteine, che servono a quello che è il ciclo eh, di funzionamento dei dischi all'interno dei fotorecettori. Qua vediamo un disegno schematico di un fotorecettore, di un bastoncello. La porzione più esterna del bastoncello è formata da queste invaginazioni di membrana che sono chiamate dischi che contengono il pigmento visivo. Quando il pigmento visivo viene colpito dalla luce, cambia conformazione da cis diventa trans e non è più eccitabile dalla luce. Per cui la fisiologia del riciclo del pigmento visivo prevede che i dischi utilizzati, già illuminati, vengano fagocitati dal epitelio pigmentato retinico RPE che sta a ridosso dell'estremità del fotorecettore e nuovi dischi vengono continuamente generati dal corpo del fotorecettore. Quindi, per una propria visione, per un proprio funzionamento dell'apparato visivo è necessario che funzioni nel fotorecettore, ma è altrettanto fondamentale che funzioni l'epitelio pigmentato nel rimuovere i dischi già, già utilizzati. In genere eh, quello che succede nelle varie forme della malattia, che sono dovute a geni che codificano per proteine che funzionano o nei fotorecettori o nell'epitelio eh, pigmentato e che comunque si ha una progressiva apoptosi morte cellulari che in genere inizia nei eh, bastoncelli e progressivamente coinvolge anche i coni. Per cui, questo è un po' quello che succede ai pazienti con retinite pigmentosa. I bastoncelli prevalgono nella periferia dell'occhio e i coni, invece, che sono quelli che ci fanno vedere a colori più nitidamente, sono concentrati a livello della fovea della macula. Per cui, questi pazienti iniziano a perdere il campo visivo periferico mano a mano che i bastoncelli degenerano e il campo visivo si restringe progressivamente fino a che. Eh, muoiono anche i coni e diventano completamente ciechi. Questo può essere monitorato da un punto di vista istologico, sia nell'uomo che nei modelli animali, con delle biopsie retiniche che mostrano come nel tempo si assottiglia progressivamente lo strato superficiale che corrisponde a coni bastoncelli. Quindi la retina si assottiglia sempre di più fino a scomparire. La prima malattia, la prima forma di eh, retinite pigmentosa che è stata considerata per la terapia genica è una forma molto rara dovuta a mutazioni di questa proteina che si chiama RPE65, che guarda caso visto che si chiama RPE è una proteina che sta dentro le cellule dell'epitelio pigmentato retinico e che è fondamentale per questo riciclo dell'acido retinoico, del pigmento visivo e la fagocitosi dei dischi utilizzati. Ci sono dei topi che sono deficitari, mutanti per RPS-65, che sono ciechi, vanno incontro a degenerazione retinica e ci sono anche dei cani che spontaneamente, eh, esiste una mutazione spontanea eh, dellrpe 65 e che anche eh, analogamente all'uomo e ai topi vanno incontro a cecità spontanea. Per cui la disponibilità di questi due animali ha consentito di sviluppare un approccio di terapia genica basato su AV per il delivery della proteina wild type in pazienti che hanno la malattia per una mutazione in eh, omozigosi. Questo approccio eh, ha dato dei risultati spettacolari eh, nei cani. Quando questo lavoro è stato presentato al congresso eh, della di Società Americana di Terapia Genica, ormai più di 15 anni fa, c'è stato un boato in sala quando i ricercatori hanno mostrato il film di questi cani ciechi trattati in un occhio solo, che riuscivano, andavano a sbattere contro eh, gli oggetti posti nella stanza dal lato non trattato, dal lato malato, invece riuscivano perfettamente a evitare gli oggetti che erano posti nel lato trattato, dimostrando che questo tipo di terapia era in grado di ripristinare la visione in un cane cieco. Per cui è iniziata la sperimentazione clinica e nel 2008 tre lavori contemporaneamente, tre studi sperimentali hanno chiaramente dimostrato l'efficacia eh, del trasferimento della proteina RP65 con un vettore AV2 in diversi pazienti con eh, amaurosi congenita di Leber. E c'è un filmino che ormai è famoso, che gira, che fa vedere sia il delivery, quindi come viene effettuata la terapia genica in questi pazienti, sia il risultato funzionale. Andiamo se parte. Sì, quindi il, il delivery ve lo facevo dare solo per un paziente, non per tre perché è lo stesso. In pratica quello che viene fatto è una vitrectomia, un peeling della membrana ialoidea eh, posteriore. Dopodiché la procedura prevede di... Iniettare una soluzione sottoretinica per scollare un po' gli strati, quindi per fare un po' di spazio nello spazio sottoretinico prima di iniettare il vettore a livello appunto sottoretinico. Si infonde poi un po' di aria per favorire la dispersione del vettore e osservando l'estensione del vettore. A livello della macula, che è la zona che più interessa per recuperare la visione centrale, si rinf... infonde il fluido e poi vabbè, la procedura viene ripetuta su tre pazienti, inutile che la guardiamo tre volte. E arriviamo al test di mobilità e per uno dei pazienti. Questi test di mobilità riproducono sostanzialmente. Quello che vi ho raccontato prima per i cani, cioè si prendono questi pazienti, si eh, conducono in una stanza appositamente illuminata con condizioni di luce controllate questa stanza è piena di ostacoli, c'è cioè una porta d'ingresso, poi dei muri, eh, degli ostacoli che i pazienti devono riuscire ad individuare per trovare i pertuggi per passare. Ovviamente ci sono degli esaminatori che quando il paziente si perde e non sa dove andare lo riorientano. E quello che viene contato è il tempo che tr trascorre dal momento in cui il paziente entra nella stanza e il momento in cui riesce ad uscire, contando il numero di volte eh, che l'esaminatore deve riorientare il paziente e il numero di urti contro le altre persone presenti nella stanza, contro i muri o contro altri ostacoli eventualmente presenti. Quindi vedete chiaramente che questa persona è in chiara difficoltà, non si riesce ad orientare, non vede gli ostacoli, ci sbatte contro, gli esaminatori devono riorientarlo diverse volte. E questo è un paziente eh, affetto appunto da LCA prima del trattamento. Finalmente esce. con questo risultato, 77 secondi tempo di percorso, 6 urti e 2 perdite di orientamento. Questo è lo stesso paziente, 6 mesi dopo l'iniezione di AVRPS65, stesse condizioni di illuminazione. Gli hanno cambiato le porte per non fargli ricordare dove stavano e chiaramente è un, una persona in grado di riconoscere i buchi nei muri e, eh, camminare in maniera autonoma, gli esaminatori non devono assisterlo. Ci impiega 14 secondi senza urti e senza perdite di orientamento. Quindi, questo è stato classificato tra i grandi successi iniziali della terapia genica. E come stanno oggi questi pazienti? C'è un po' di confusione perché di questi tre studi sperimentali che hanno ciascuno ampliato la casistica. Quindi sono stati reclutati nuovi pazienti e hanno mantenuto il follow-up di queste persone. I primi due eh, hanno eh, pubblicato nel 2015 una perdita di eh, acuità visiva nel tempo, quindi dopo un, un miglioramento iniziale, molti di questi pazienti sembrano aver perso eh, il beneficio ottenuto dalla terapia genica. Mentre uno di questi eh, tre lavori ha pubblicato molto recentemente, qualche mese fa nel 2017 su Lancet il risultato a diversi anni e, il e, e in realtà in questi pazienti il beneficio clinico è stato mantenuto sia ehm, in termini di eh, mobility test, quindi questo è lo score del mobility test eh, che vi ho fatto vedere, sia in termini di eh, acuità visiva eh, vera e propria, quindi guadagno di capacità di leggere le lettere ai test visivi. Per cui eh, non abbiamo ancora una risposta definitiva, chiaramente ci possono essere state delle minime differenze nel manufacturing del vettore, nelle modalità di somministrazione tra le tre sperimentazioni, eh, però ci sono ampie evidenze che questo tipo di approccio possa dare dei benefici eh, anche a lungo termine dopo una sola eh, iniezione. Peraltro tra i vari pazienti trattati c'è stato anche eh, questo Cristian Guardino che era uno dei personaggi che si era presentato per America Scott Callant e ha fatto un sacco di show e di pubblicità a questo tipo di terapia genica, c'è stato una grossa, eh, un grosso boom di eh, stampa, notizie negli Stati Uniti e l'FDA ha eh, recentemente eh, approvato l'utilizzo di eh, LuxTurna che è il primo prodotto commerciale. E che si basa su avrps 65 che dovrebbe essere disponibile sul mercato nel 2018 con un prezzo stimato di 500 tra 500 mila dollari e 1,5 milioni di dollari basandosi più o meno sui prezzi e sui costi e con cui sono stati rilasciati i prodotti di terapia genica basati sui CAR receptors. Quindi questo è qualcosa che esiste, che sta diventando realtà clinica, altre forme di ritenite pigmentosa come vedete sono considerate, le vedremo tra un attimo, c'è ancora un, un prodotto che si sta avvicinando sul mercato che è completamente rivoluzionario, ancora molto fantascientifico per molti aspetti, che potrebbe rappresentare... La prima, eh, la, vera, la prima vera e propria terapia per la cecità, cioè questi pazienti con eh, amorosi congenita di Leber o altre forme di retinite pigmentosa possono beneficiare della terapia genica per mantenere la funzionalità dei fotorecettori ancora vivi, ma se prendiamo un paziente in una fase di malattia in cui ha perso completamente la retina perché è degenerata ed è completamente cieco, chiaramente non abbiamo neanche il substrato anatomico dove andare a um, iniettare il, il vettore terapeutico, non ci sono più fotorecettori da salvare. È possibile fare qualche cosa per questa tipologia di pazienti? Eh, fino a pochi anni la risposta era no, da una decina d'anni si inizia a parlare di una nuova disciplina che si chiama optogenetica, che significa... Ehm, Attivare con la luce delle molecole fotosensibili, fotoattivabili direttamente per indurre una risposta biologica. Ed esistono diverse di queste molecole fotoattivabili, diversi canali di membrana, le rodopsine stesse che sono state eh, considerate come possibili proteine terapeutiche da inserire non nei fotorecettori, che già ce li hanno e che non ci sono più in un paziente che è andato incontro a una forma severa di degenerazione retinica, ma direttamente all'interno delle cellule ganglionari della retina. Cioè l'idea qual è? Se un paziente ha perso completamente i fotorecettori, noi possiamo trasformare le retine ganglionari della retina, che sono quelle che devono condurre l'informazione. Attraverso il nervo ottico e la corteccia visiva in fotorecettori, trasferendo delle molecole che siano capaci di sentire la luce e quindi di dare un segnale in risposta alla luce. Questo è uno eh, studio che mh, è di qualche anno fa in cui sono state utilizzate queste eh, Channel Rhodopsin e che eh, sono in grado di ripristinare. La risposta alla luce in topi che sono completamente ciechi e il stesso tipo di risposta è stato possibile misurarla anche nella retina di macacco o nella retina umana prelevata da, prelevata da cadavere. Per cui ho pensato di mostrarvi eh, queste, questi lavori molto brevemente, giusto per darvi un'idea di quelle che possono essere le prospettive future anche per una possibile forma di eh, cecità. Queste sono delle retine in cui sostanzialmente manca tutto lo strato eh, esterno, sono eh, forme di degenerazione retiniche eh, indotte geneticamente in eh, animali, in topi, sono questi topi che vanno incontro a una degenerazione molto... Eh, Severa e grave, e, e, e grave, per cui a pochi mesi di vita diventano completamente ciechi, manca completamente lo strato nucleare esterno dei fotorecettori. Se si fanno dei test a questi animali, questi sono completamente ciechi, se messi in questa camera, si muovono random e se eh, illuminate eh, l'ambiente non succede assolutamente niente. Il topo non vede l'illuminazione anche con intensità luminose molto, molto importanti. Vedete che il topo continua nel suo movimento random casuale, e questo è un comportamento di un topo, di un topo cieco. Lo stesso cepo murino, trattato con una V che esprime invece la uh, Channel rhodopsin nelle cellule ganglionari retiniche acquisisce un certo tipo di risposta alla luce. Certo non abbiamo idea di che cosa veda effettivamente. Però questo è esattamente lo stesso ceppo, quindi un topo cieco che si muove eh, a caso e quando arriva lo stimolo luminoso si mobilizza, quindi chiaramente ha avuto una reazione molto diversa dai suoi amici che non sono stati trattati e inizia a muoversi. Addirittura dopo un minuto, quindi c'è anche una sorta di adattamento alla luce. Iniziamo a muovere un po' gli occhietti. Quindi è praticamente paralizzato, perché chiaramente questo significa che c'è un, um, un riflesso di paura di qualche cosa che non ha mai sperimentato vabbè siamo alla fine Qui adesso si muoverà <ride> ecco inizia a muoversi appunto dopo un minuto questo è un altro esperimento che mostra sempre eh, è un'altra prova di sensibilità alla luce, di, di eh, volontà di fuggire dalla luce in questi animali trattati come risposta spontanea emotiva. In seguito all'illuminazione della camera, il topo va immediatamente nella seconda metà della cameretta che è buia. E questo è ancora più lungo, quindi adesso ve lo accorcio il filmino perché spende. La maggior parte di questi 5 minuti di, eh, eh, di saggio nella parte buia e ritorna nella parte illuminata solo dopo che la luce viene spenta, quindi facciamo passare veloce questi 5 minuti perché non succede assolutamente niente. Ecco, qua spegniamo la luce. E a luce spenta, quindi anche dall'altra parte lui è riuscito a riconoscere il cambiamento di illuminazione nell'altra metà, ricompare. Quindi questo è chiaramente lontano dal poter dire che questi animali o che questo tipo di terapia restituisce la visione, però è un primo passo eh, nel... Eh, ripristinare una sensibilità alla luce anche in cellule che non sono naturalmente predisposte per, per sentire la luce. Altre due forme di retinita pigmentosa che conduce a cecità sono, eh, eh, hanno delle terapie innovative che si stanno avvicinando al mercato, sempre per l'esistenza di aziende che hanno deciso di investire. E che sono una la sindrome di Usher, dovuta a diverse mutazioni, e eh, l'altra eh, è, è un'altra forma di eh, retinite pigmentosa, altre forme varie di retinite pigmentosa dovute ad altre mutazioni igieniche, e in entrambi i casi una possibile approccio terapeutico è quello di iniettare questa volta eh, cellule, in particolare queste cellule che vengono chiamate RPC, cioè progenitori eh, retinici umani, che sono delle cellule che possono essere considerate l'equivalente delle neural stem cells della eh, che abbiamo visto l'altra volta come terapia per le malattie eh, neurodegenerative con due aziende appunto Renuron e eSight che mh, hanno iniziato la sperimentazione con trapianto di eh, questi progenitori retinici per la ripopolazione della, dei fotorecettori. In realtà il primo approccio, quello di Reneuron, ha l'obiettivo proprio di ripopolare la popolazione cellulare delle cellule retiniche, mentre invece j site tra le finalità esplicita meglio che il ruolo benefico di queste cellule non è un vero e proprio differenziamento in cellule retiniche, quando piuttosto la secrezione di fattori neuroprotettivi e questo concetto di eh, efficacia paracrina di vari tipi di cellule staminali è qualcosa che sta emergendo in diversi settori, ne parlerete anche eh, tra un attimo con il professor Giacca, in ambito, in ambito cardiovascolare. Quindi, L'idea esiste, è pochissimo fondata, queste sperimentazioni sono partite sull'uomo praticamente con pochissima evidenza di efficacia di sperimentazione animale e, e molto criticabili per eh, appunto da un lato una mancanza di eh, studio clinico e preclinico controllato e dall'altro perché si stanno riciclando molti approcci di terapia cellulare che non hanno funzionato assumendo che le cellule iniettate possano avere un effetto paracrino, ma di questo parlerete meglio in ambito cardiovascolare dove ci sono più evidenze in questo senso. Altre malattie genetiche per cui si parla di terapia genica sono la retinoschisis, ehm, che è una malattia X-linked. In cui eh, c'è la mutazione di questo gene che si chiama RS1, retinoschisis 1, per cui quello che succede è che eh, più o meno all'età di 10 anni in questi bambini gli strati della retina iniziano eh, a separarsi e eh, i bambini iniziano ad, essere, ad andare incontro a strabismo, eh, nistagmo, movimenti involontari e iniziano a perdere progressivamente eh, la, la vista. Per cui con lo stesso approccio che abbiamo visto per uh, RPS-65 è in atto una sperimentazione clinica con AV2 eh, per il delivery di RS1, questa volta però per via intravitreale. Quindi come vedete non c'è molta chiarezza sulla migliore via di somministrazione e eh, probabilmente inizieranno anche a breve delle sperimentazioni comparative perché l'iniezione... Sottoretinica è molto più complessa da un punto di vista eh, clinico e chiaramente metterebbe eh, a rischio una retina che già di per sé è prona al distacco di retina. Altra malattia, per cui si sta andando avanti, è la coroideremia, che è un'altra malattia genetica dovuta a, una mutaz a mutazioni eh, a livello di questa proteina che si chiama RAP1, che vuol dire Rab Escort Protein 1, e che causa tutta una serie di ehm, accumuli di pigmento e eh, emorragie a livello del fondo della retina, particolarmente nella eh, zona della macula e che si associa anche a perdita progressiva dello strato eh, esterno dei fotorecettori e dell'epitelio pigmentato retinico. Anche in questo caso, terapia genica eh, a base di AV per il delivery del gene terapeutico che dimostra un eh, miglioramento dell'acquità visiva, dimostrata con diversi test eh, visivi, per cui c'è un continuo arruolamento di pazienti e eh, di nuovo investimenti da parte di diverse industrie per portare avanti anche questa, anche questa strategia. E infine, eh, anche se non è vera e propria terapia genica in tutti gli approcci, e vi racconto un po' quello che esiste per la terapia della degenerazione maculare legata all'età che rappresenta in assoluto invece la eh, prima forma di eh, cecità nel mondo. Ricordiamo solo brevemente eh, la morfologia e quello che si vede a livello del fondo della retina umana, quindi eh, se questo è il fondo della retina questa regione centrale è la macula. E attaccata alla macula, più o meno eh, attorno alla macula, la regione eh, centrale della retina si chiama fovea ed è una regione completamente avascolare, cioè tutti i vasi retinici che arrivano dalla regione del nervo ottico si diffondono sul fondo della retina ma lasciano questa zona completamente avascolare. Eh, queste sono delle immagini di microscopia elettronica in cui si vede chiaramente che tutta la rete capillare stop, si stoppa a livello dell'inizio della fovea, lasciando questa zona completamente trasparente. Allora, quello che succede nella degenerazione maculare legata all'età. Per lo meno nella forma più frequente, è che si vengono a creare delle alterazioni morfologiche a livello della macula che sono poi responsabili della perdita di acuità visiva e di visione a livello centrale. Esistono in realtà due forme di degenerazione maculare legata all'età: una forma secca, che è quella eh, più comune, per la quale non c'è granché da fare se non di nuovo un approccio di terapia cellulare di cui parliamo tra un attimo. È una forma umida che è la forma meno frequente ma la forma più grave e che è verosimilmente dovuta a uh, una relativa ipossia dell'occhio in seguito a danni vascolari di vario tipo, pensiamo al diabete, arteriosclerosi, eccetera. Per cui la zona centrale della retina ipossica inizia a secernare fattori proangiogenetici, primo tra tutti i VGF di cui abbiamo parlato, che induce un processo di neangiogenesi, quindi formazione di. Nuovi vasi sanguigni. Questi nuovi vasi sanguigni, che crescono a livello della macula, fanno perdere completamente la visione centrale. Quindi, è una situazione. E opposta, se vogliamo, speculare rispetto a quello che abbiamo visto per la retinite pigmentosa, dove la cecità iniziava perifericamente e si estendeva verso il centro. In questo caso i pazienti iniziano a perdere la visione centrale, dove si formano i primi vasi sanguigni, e poi la patologia si estende perifericamente fino a diventare cecità completa. Per cui avendo riconosciuto l'origine ipossica e il ruolo di BGF, Nell'indurre questa neovascolarizzazione retinica è stato quasi immediato pensare di utilizzare dei bloccanti del VGF, quindi degli inibitori del VGF, per bloccare la patologia. E, e sono state sviluppate sequenzialmente negli anni due diverse molecole anti-VGF, il primo si chiama Macugen. Che è un aptamero che lega una delle isoforme, la isoforma più potente del VGF, seguito poi dal Lucentis, che è un anticorpo monoclonale eh, umanizzato che lega tutte le isoforme di VGF. E già il MacuGen aveva rappresentato una rivoluzione per questi pazienti perché riusciva a stabilizzare l'acuità visiva, la capacità visiva in pazienti che altrimenti l'avrebbero persa nel giro di pochi mesi-anni. e Il Lucentis si è dimostrato ancora più efficace e molti dei pazienti trattati con questo anti-VGF sono addirittura riusciti a recuperare acuità visiva in diversi studi controllati in doppio cieco. Quindi questa cosa effettivamente funziona e oggi praticamente tutti i pazienti eh, che vediamo nei nostri paesi con degenerazione maculare forma umida vengono trattati con anti-VGF. Si è tentato anche di capire se si potesse ridurre eh, la frequenza delle somministrazioni, perché questa è una, è una terapia che funziona ma che richiede che il paziente ogni mese vada in ospedale e si faccia l'iniezione intravitreale di eh, anti-VGF. E, e quindi hanno cerca, si è cercato di provare a vedere se si riusciva a ridurre la frequenza per esempio facendo andare i pazienti in terapia ogni tre mesi ma di fatto eh, la risposta conclusiva è che è necessario un trattamento molto serrato nel tempo e quindi eh, è una terapia che richiede una compliance non da poco i pazienti ogni mese, ogni due mesi devono andare a, a farsi trattare Altra polemica riguardo a questa, a questa terapia è nata perché di fatto esiste un'altra forma di anticorpo anti vgf che si chiama Avastin e che viene utilizzata per altre indicazioni per il trattamento di vari tumori solidi, metastatici, primo tra tutti i tumori del colon. E, e, e di fatto sono non sono esattamente la stessa molecola, ma sono sempre due anticorpi monoclonali umanizzati e anti-VGF. Per cui, siccome il lavastin costa 40 volte meno rispetto al Lucentis, eh, gli oculisti sotto banco si sono messi a utilizzare il lavastin al posto del Lucentis. E alla fine è uscito anche uno studio controllato che ha dimostrato chiaramente che anche il lavastin va bene e funziona nelle malattie dell'occhio. Però siccome non è scritto nel eh, bugiardino del farmaco c'è stato tutto un caos e, e una polemica, discussioni, ricorsi e, mh, tra Novartis, Roche e le aziende farmaceutiche implicate, di fatto questo è risultato eh, nella sospensione della somministrazione della terapia per molti pazienti anche in Italia. Eh, molti pazienti non hanno potuto essere trattati perché non si capiva bene se dovevano essere trattati con un farmaco, se potevano essere trattati anche con l'altro farmaco. Ora sembra che eh, eh, ci sia eh, un accordo che è costato eh, diversi miliardi di euro al, sistema, al servizio sanitario nazionale e eh, entrambi i farmaci possono essere utilizzati per, per il trattamento, per la terapia. Esiste, come vi dicevo prima, un'unica eh, proposta terapeutica per le forme invece di degenerazione maculare legata all'età forma secca, quindi quelle più comuni, che si basa sull'utilizzo di ehm, eh, cellule derivate da... Cellule staminali embrionali, questo penso che ne avete parlato anche ieri, se avete parlato in generale del possibile utilizzo delle cellule staminali embrionali, dei rischi connessi, tumorigenici eccetera, esistono solo due possibili applicazioni eh, possibili, due applicazioni arrivate alla sperimentazione clinica basate sull'utilizzo di cellule derivate da cellule staminali embrionali in coltura e una è proprio per il trattamento della degenerazione maculare legata all'età in, in forma secca. I risultati di questa sperimentazione sono molto preliminari, non abbiamo ancora nessuna evidenza di eh, successo clinico.